Che cosa faresti se fossi intrappolato in una casa senza poter nemmeno fiatare e con un ex agente delle forze speciali cieco a darti la caccia? Te lo dico io, te la faresti sotto. I protagonisti di questo film pensavano che derubare un non vedente sarebbe stato un gioco da ragazzi, ma poi si sono ritrovati bloccati in una trappola mortale e con un finale da brivido. In questo video ti spiegherò le cazzate che hanno fatto e cosa invece avrebbero dovuto fare per sconfiggere il soldato non vedente di Don't Breathe, Man in the Dark. Oh, ma come cazzo si chiama questo film? Se in inglese è Don't Breathe, perché in italiano si deve chiamare Man in the Dark? Non ha senso questa cosa. Vabbè, insomma, avete capito di che film parliamo. Rocky è una ladruncola in cerca di soldi per fuggire da Detroit e andare in California con sua sorella. Parlando con il suo socio, scopre di una casa nel quartiere più malfamato della città, in cui vive un veterano solitario che ha con sé un mucchio di contanti. Lei ancora non lo sa, ma questa sarà l'ultima rapina della sua vita. I ladri perlustrano il quartiere del veterano e lo trovano fuori casa mentre porta a passeggio il cane. Osservandolo bene notano che ha con sé un bastone. Ma quest'uomo è cieco come una talpa! Ora il lavoro sembra apparirgli molto più facile, ma ci sono alcune cose importanti che non hanno considerato. Hanno visto il bastone, ma non si sono accorti di quanto l'uomo sia in ottima forma fisica, nonostante l'età. Il che significa che è decisamente attivo e allenato. Dopotutto è un veterano di guerra, e in quanto tale ha sicuramente un istinto omicida e un fisico pronto a supportarlo. Inoltre probabilmente dorme con la sua pistola, e il suo Rottweiler sembra essere altrettanto pronto ad attaccare se necessario, per cui io decisamente non prenderei questa rapina sotto gamba. Iniziano il lavoro la sera stessa, danno al cane dei sedativi e poi scoprono che la porta d'ingresso principale ha diverse serrature che rendono impossibile aprirla. Aspetta un attimo, loro hanno la chiave che gli è stata data dalla società di vigilanza domestica. Che ci fanno tutte queste altre serrature? Finora si sono comportati bene, hanno fatto ricerca, hanno registrato cosa accadeva fuori dalla casa 24 ore su 24, ma questo davvero non ci voleva. È un chiaro segno che quest'uomo non renderà le cose facili, specialmente perché si tratta di un veterano. Fossi in loro mi armerei di pugni di ferro e altri strumenti di difesa per poterlo affrontare meglio in un eventuale scontro fisico. Li provano tutte ma non riescono a entrare. Anche la porta sul retro e quella dello scantinato sono bloccate. Quando Rocky si accorge di una piccola finestra dalla quale riesce a entrare, si arrampica, rompe il vetro e finisce in uno dei bagni della casa. Poi corre subito a disattivare l'allarme prima che scatti. Questa ragazza ci sa fare. L'unico problema è che il veterano è cieco, ma non sordo. Rompere un vetro e camminare per casa con gli stivali lo sveglierà sicuramente. Grazie alla sua cecità ha sviluppato un udito formidabile ed è capace di tracciare i movimenti di ciò che è intorno. Inoltre, la stragrande maggioranza dei soldati americani soffrono di disturbi del sonno e lui ha appena perso la figlia, il che di sicuro non lo fa dormire tranquillo. Considerando tutto questo, credo proprio che sarebbe utile cercare di essere più silenziosi. Ad esempio, per rompere il vetro avrebbero potuto usare del nastro adesivo. Attutisce il rumore e mantiene insieme i frantumi, così che non cadano facendo chiasso. Togliersi le scarpe potrà anche sembrare un'ottima idea, ma fidatevi, non lo è per niente. Ok, sono entrati tutti. Ora inizia la caccia al denaro. Uno di loro trova la camera da letto del soldato. Sta per sganciare del gas soporifero, ma l'uomo si sveglia. L'avevo detto io che era un tipo dal sonno leggero. Un semplice foro in un contenitore di plastica e si è accorto di noi. Se questo non vi convince a cambiare strategia, beh, allora vi conviene iniziare a pensare a cosa scrivere nel vostro testamento. D'altra parte ci sono in ballo molti soldi e io non penserei neanche un secondo di mollare proprio adesso. La cosa migliore da fare è chiuderlo nella stanza. Lo puoi fare bloccando la maniglia della porta con un mobile o usando una sbarra. Nessuno dei ladri è riuscito a trovare i soldi, ma trovano invece una porta con delle serrature strane. Provano a forzarla con un piede di porco e quando questo non funziona uno dei ladri decide di usare la pistola. Alex inizia ad avere il presentimento che questa storia non finirà bene per loro. Si sono introdotti nella casa di un veterano, hanno danneggiato la sua proprietà portando con loro una pistola e usandola, senza considerare la conoscenza e l'esperienza di quest'uomo in fatto di armi. Così a occhio direi che il soldato è di sicuro capace di difendere il suo territorio. E se pensi che usare una bottiglia di plastica per attutire il rumore dei colpi possa funzionare, ti sbagli di grosso. I silenziatori migliori sono i filtri dell'olio modificati. Saranno anche un po' ingombranti, ma fanno il loro sporco lavoro. Alex ne ha abbastanza e fa per andarsene. È l'unico che sta ragionando tra i tre, perché le cose stanno per prendere una bruttissima piega. Il soldato cieco infatti appare dietro di loro, e quello che può fare è molto peggio di quanto possano pensare. Uno di loro si difende dicendo di essere solo un ubriacone capitato lì per sbaglio, ma il soldato con il piede riconosce un pezzo della serratura e capisce cosa sta succedendo. Il ragazzo lo minaccia sparando un colpo di pistola a vuoto, che spaventa Alex durante la sua fuga. Con una mossa improvvisa il veterano prende la pistola del ladro e lo disarma. Ragazzi, se c'è un momento in cui farsela sotto, credo proprio sia arrivato. L'uomo lo afferra per il collo e gli fa una semplice domanda. Quanti siete in casa?
Ok, quindi ricapitoliamo. Non puoi avere la meglio su di lui, non puoi sorprenderlo, i soldi non si trovano e non c'è modo in cui tu possa liberare il tuo amico ora che è stato preso. A questo punto scappare è una buona opzione. Lo so che è da stronzi, ma d'altronde sei un criminale e non ci sarebbe da stupirci. Se ti senti andare via, come minimo ti sparerà. Quindi per farlo servirà lanciare un oggetto come diversivo per poi correre verso la porta. E i miei poveri amici? Che ci volete fare? Me ne farò di nuovi e mi dimenticherò di tutta questa storia, sempre se ne esco vivo. Incredibilmente invece questi criminali hanno il cuore tenero e decidono di stare insieme nel panico più totale. Il ladro risponde alla domanda dicendo all'uomo di essere da solo. Risposta sbagliata, amico. Con un colpo di pistola il soldato gli fa esplodere la testa. Rocky cerca di nascondersi, mentre Alex, rientrato in casa, incrocia l'uomo mentre si presta a chiudere tutte le entrate, letteralmente chiudendo a chiave tutto e persino bloccando la finestra rotta con un asse di legno. Le cose si mettono male, ma qui Alex ha una possibilità. Può prendere la pistola che l'uomo ha appoggiato nel lavandino, sparargli, eliminare le impronte dall'arma e poi piazzarla nelle mani del suo amico morto. Almeno questo è quello che farei se non fossi un vigliacco di prima categoria. Più facile chiudere gli occhi e sperare che questo sia solo un brutto sogno, vero Alex? Dall'armadio intanto Rocky scopre il codice della cassaforte del veterano mentre lui la apre. Un codice a 4 cifre molto facile da ricordare e questo li ripagherà enormemente. Alex la raggiunge e insieme scoprono che è piena zeppa di contanti. Hanno finalmente trovato quello per cui sono venuti. Ma ora come diavolo fanno a uscire da questa casa? Ricordandosi dell'uscita dal seminterrato fanno per avviarsi verso la porta, ma il veterano gli blocca l'uscita e devono indietreggiare. L'uomo inizia a spostare il cadavere del loro amico finché uno scricchiolio del pavimento lo mette in allerta. Ragazzi, io qui mi arrendo, il parquet non si batte. Un po' di lubrificante sarebbe servito, ma ora è troppo tardi. L'unica cosa che puoi fare è tapparti la bocca e restare immobile finché lui non lascia la stanza. Ma potrebbe anche ucciderti. Quando il battito cardiaco è accelerato, il cuore usa più ossigeno, rendendoti impossibile trattenere il respiro a lungo. La strategia migliore è respirare con la bocca lentamente. La bocca permette un maggior passaggio d'aria e quindi di ossigeno, e in questo modo sarai anche più silenzioso. All'improvviso il telefono del loro amico morto inizia a suonare e il soldato gli spara. È una distrazione che gli ha salvato la vita, ma allo stesso tempo si sono resi conto della mira formidabile che l'uomo ha nonostante non ci veda. Adesso correre verso l'uscita non ti sembra più un'ottima strategia, vero? Il soldato porta via il cadavere, dando la possibilità a Rocky e Alex di muoversi verso il seminterrato, dove però li attende una brutta sorpresa. Si aggirano al buio inciampando senza trovare una via d'uscita, quando all'improvviso vengono toccati da una donna legata, imbavagliata e incatenata al muro. Ok, qui decisamente la storia cambia. Uccidere un ladro armato di pistola è un conto, ma questa è roba da psicopatici! I miei preferiti! Ora hanno capito con chi hanno a che fare. Quest'uomo è un pazzo e si è appena reso conto che loro sono ancora in casa. Ve l'avevo detto che togliere le scarpe era una cattiva idea. Rocky scopre che si tratta della donna che ha ucciso in un incidente la figlia del veterano e lui la tiene rinchiusa per vendetta. Ai ragazzi viene indicata una cassaforte e per loro fortuna ha lo stesso codice di quella al piano di sopra. All'interno ci trovano le chiavi per liberarla, ma hanno appena commesso un errore. Scappare per loro è già difficile. Figuriamoci con una donna che hanno appena liberato da una prigionia che durava da chissà quanto. E poi qualcuno mi spiega per quale cazzo di motivo non le abbiano tolto il bavaglio. Così magari avrebbe potuto dirci della campanella a cui è legata. E magari avremmo potuto usarla per tendere una trappola al pazzo psicopatico. Sarebbe bastato restare in silenzio, attaccarlo di sorpresa e poi tac, rinchiuderlo. Ma chi vogliamo prendere in giro? Ma l'avete visto questo? Se dovessimo arrivare a uno scontro fisico, questo con 2 carezze ci metterebbe KO. La porta del seminterrato si apre e l'uomo irrompe sparando prima di striscio ad Alex e poi mirando a Rocky che si sposta e lascia cadere il suo telefono, facendo invece uccidere la donna che stavano cercando di portare in salvo. I due si nascondono mentre l'uomo avanza nel seminterrato scivolando su una pozza di sangue. Trovando la donna morta, il soldato inizia a piangere disperato. Aspetta, ma non era arrabbiato con lei per aver ucciso la figlia? Ah, c'è qualcosa che non abbiamo ancora capito qui. Ma intanto l'uomo se ne va, chiudendo la porta e spezzando la chiave al suo interno, non lasciando ad Alex e Rocky alcuna via d'uscita. L'unica cosa che possono fare ora è cercare di aprirsi un passaggio che li conduca nell'altra stanza e da lì puntare alla porta d'ingresso. Un istante dopo però le luci del seminterrato si spengono, costringendo i ragazzi a procedere a tentoni, mentre il veterano si avventura spedito nei corridoi. In questa situazione lui è avvantaggiato perché sa come muoversi e infatti inizia a sparare ai due che in preda al panico si dividono per non prendere i colpi. Rocky continua a camminare senza accorgersi di avere il soldato a un passo da lei. Gli sta praticamente respirando addosso, ma viene salvata all'ultimo da Alex, che chiama il tizio distraendolo. Il veterano lo trova e gli punta la pistola alla tempia, ma quando realizza che è scarica decide di strangolarlo. Alex riesce fortunatamente a colpirlo con una mensola e liberarsi per correre dalla ragazza. Siamo nel territorio che conosce meglio, casa sua, e nel suo elemento, l'oscurità. Come possiamo recuperare il vantaggio adesso?
Potremmo segnalare la nostra posizione per poi nasconderci dietro uno scaffale, aspettare che lui venga a cercarti e spostarti dall'altra parte della stanza. Anche se conosce questo posto come le sue tasche, seguirà comunque il suono della mia voce. Distratto l'uomo, i ragazzi corrono velocemente verso la porta, riuscendo a chiuderlo dentro. Tuttavia, ora devono fare i conti con un enorme Rottweiler. Bravo, cucciolo, fai il tuo lavoro. Rocky va ad aprire la porta d'ingresso mentre Alex cerca di tenere a bada il cane. Il piano sembra funzionare finché l'uomo non cerca di sfondare la porta del seminterrato, allertando il cane che parte all'attacco. I ragazzi corrono al piano di sopra, si chiudono in una camera da letto e cercano di uscire dalla finestra, ma anche questa è sbarrata. Qua si mette sempre peggio e il soldato ha quasi sfondato la porta. Alex suggerisce di premere il pulsante di emergenza sul suo radiocomando, il che è un'idea intelligente. È vero, arriverà la polizia, ma data la situazione saranno troppo impegnati da questo psicopatico per preoccuparsi della nostra tentata rapina. Rocky però non è d'accordo e non vuole abbandonare la rifurtiva. Il tizio sta per entrare quando si accorgono di questo condotto dell'aria. È grande abbastanza per permettere a uno di loro di passarci, così Rocky ci si infila, mentre Alex deve fare i conti col cane. Nel tentare di evitarlo, il ragazzo vola fuori dalla finestra e finisce su un lucernario, mentre il cane psycho non contento si arrampica e va alla ricerca di Rocky nel condotto d'aria, obbligando anche lei a spaccarsi quasi la testa gettandosi di sotto lungo il cunicolo. Alex cerca di muoversi lentamente sul vetro che sta per rompersi, quando il veterano dalla finestra spara un colpo frantumandolo e facendo schiantare Alex. Rialzandosi dalla caduta cerca disperatamente di attivare l'allarme. Ok, fermi tutti. La situazione non è delle migliori, ma almeno ora abbiamo un modo per uscire da qui. Basteranno un paio di guanti e a giudicare dall'altezza un salto importante. Ma è troppo tardi. Vengono avvistati dall'uomo che spara ad Alex, costringendolo a nascondersi nella lavanderia di fianco al corpo del suo amico morto. Il veterano riesce a trovarlo, ma appena entra nella stanza viene disarmato. Ecco amico, qui hai fatto una cazzata. Dovevi colpirlo alla testa. E invece ora ti trovi a dover combattere contro di lui. Come direbbe The Rock, adesso ti suonerà come un tamburo Cherokee. Fortunatamente per Alex la lavatrice si aziona, facendo rumore e disorientando il veterano mentre il ragazzo cerca di prendere la pistola. Ora mi sembra chiaro chi dei due sia il più forte, e siccome sono un vigliacco, fossi in lui lo chiuderei semplicemente dentro alla lavanderia, portando la pistola con me ovviamente. Invece il soldato prima riesce a spegnere la lavatrice, e poi a impedire ad Alex di prendere la pistola, prendendolo a pugni e poi colpendolo con delle cesoie da giardino. Ahi, queste fanno male. Intanto Rocky si risveglia dopo la caduta, riuscendo a raggiungere la fine del condotto d'aria che dà direttamente all'esterno della casa. Sfonda la grata con un calcio, ma non fa in tempo ad uscire che il pazzo psicopatico la trova e la scaraventa di nuovo in casa. Rocky perde conoscenza e quando si risveglia si ritrova legata allo stesso modo della donna prima di lei. Il veterano le dice chiaramente che non intende lasciarla andare dopo ciò che ha fatto e che vuole tenerla come rimpiazzo. Adesso vi starete chiedendo, rimpiazzo per cosa esattamente? Ma certo, rimpiazzo per fare un bambino. Stava usando la donna per avere un figlio che riempisse il vuoto lasciato dalla morte della figlia. Questo è veramente perverso, anche per me. Ok, Rocky, credo che per i prossimi 9 mesi sarai molto impegnata. E a meno che tu non sia preparata, è quasi impossibile scappare da una cosa simile. Ad esempio, le manette hanno una serratura universale, per cui se sei un criminale sarebbe comodo avere delle chiavi nascoste da qualche parte per poterle usare al bisogno. Il veterano cieco però ha vinto, e la ragazza non sembra avere molte speranze. Ma al piano di sopra Alex riprende conoscenza. È ancora vivo. A essere colpito dalle cesoie non è stato lui, ma il corpo senza vita del suo amico. Ben fatto, Alex. Ora devi fuggire da qui. La prima cosa da fare è intrappolare il cane nella lavanderia, per poi pensare a come aprire la porta principale. Ora non si tratta più di soldi, ma di pura e semplice sopravvivenza. E se venite catturati entrambi, caro mio, è la fine. Quest'uomo è un pazzo furioso e ha dimostrato di poter prendere il controllo di ogni situazione nonostante sia cieco. Per cui scappa, maledizione, vai a chiedere aiuto. Nel seminterrato l'uomo si libera del corpo della donna precedente e prepara Rocky per ciò che la attende. Ma non è come credete, vecchi porcelli. Non si imporrà con la forza. Farà molto peggio. Dal frigorifero estrae del liquido seminale, lo riscalda per poi riempirci una pipetta gigante. Ah, ma è disgustoso! Per Rocky è un momento terrificante, cerca in tutti i modi di sottrarsi a quella tortura, ma è impossibile. E alla fine, proprio quando si arrende, Alex interviene sulla scena regalandole uno spettacolo splatter e mettendo l'uomo fuori gioco. Dopo aver liberato la ragazza lo ammanetta, mentre Rocky in vena di vendetta vuole immediatamente consegnarlo alla polizia. Ragazza mia, è comprensibile visto ciò che ti ha fatto, ma pensaci bene. Se chiami la polizia saranno guai per noi. Ci siamo introdotti qui, abbiamo rubato i suoi soldi e l'abbiamo aggredito. Gli basterà poco per farci mettere sotto accusa. Devono lasciarlo lì e andarsene.
I due stanno per uscire dalla porta principale e sembra essere tutto finito, quando l'uomo spara ad Alex uccidendolo. Ora Rocky è l'unica sopravvissuta a questo massacro e scappa a gambe levate inseguita dal cane. Sia chiaro, vincere una gara di velocità con un Rottweiler è praticamente impossibile, per cui l'unica cosa da fare in questi casi è provare a fermarsi e iniziare a camminare lentamente, cosa che di solito funziona. Ma non ti biasimo, Rocky, questo cane sembra indemoniato. Io però sarei fuggito dal retro, sarebbe stato meglio. Ci sono più ripari e più ostacoli da mettere tra te e questo cane pazzo. Riesce comunque ad arrivare alla macchina, ma l'animale le morde la borsa con i soldi, facendola cadere, mentre lei riesce a chiudersi nell'auto. Benissimo, direi, i soldi sono fuori e delle chiavi non c'è neanche l'ombra. È in trappola. Con un colpo di genio alla MacGyver, però, la ragazza apre il cofano attirando il cane. Riesce a intrappolarlo con una cinghia e rimette subito a posto il sedile. Bella mossa, Rocky. Purtroppo però dura poco, perché il cane riesce a farsi strada all'interno dell'abitacolo. Dannazione, per questo cane ci vorrebbe un sonnifero. Arriva quasi ad affondarle i denti in faccia, dandole però l'opportunità di agganciare la cinghia al collare, il che le dà abbastanza spazio per uscire dall'auto e recuperare la borsa con i soldi. Se fosse stata più attenta se la sarebbe addirittura cavata. Invece il pazzo psicopatico è tornato e se la porta di nuovo in casa. Questa volta non sembra esserci speranza, ma Rocky ha ancora un'ultima carta da giocare. Il radiocomando di Alex. Riesce ad attivare l'allarme e il suono stordisce il veterano. Approfittando della confusione, Rocky lo colpisce ripetutamente con il piede di porco. Ma quando sta per sferrare il colpo decisivo, l'allarme smette di suonare, permettendo all'uomo di individuare la ragazza. Si gira verso di lei, ma è troppo lento con la pistola. E Rocky riesce a colpirlo facendolo volare nel seminterrato. Cadendo, la pistola spara un colpo uccidendolo. Oppure no? Chi lo sa? Stavolta però sembra essere finita sul serio. Ha i soldi e l'uomo è stato sconfitto. Lascia di corsa la casa poco prima che arrivi la polizia. Giorni più tardi, mentre aspetta di partire insieme a sua sorella, Rocky sente alla TV della rapina. Non fanno alcun riferimento né a lei né ai soldi. Ma il soldato è ancora vivo. Non ha ancora parlato. Ma Dio solo sa cosa potrà fare una volta uscito dall'ospedale. Ma tu cosa ne pensi? Come sconfiggeresti lo psicopatico veterano cieco? Fammi sapere in un commento qui sotto, mi raccomando. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, metti like e accendi la campanella. E vatti a vedere altri video della playlist. Noi ci vediamo al prossimo video. E mi raccomando, stai lontano dai pazzi col Rottweiler.